Esiste un problema legato alle risorse e ce lo siamo detti molte volte, ed esiste un problema legato al fatto che alcune scelte politiche sulle risorse sono discutibili. Per esempio, come ho già detto anche prima, questi 150.000 euro stanziati per finanziare in particolare l'articolo 24, l'articolo 25 di questa legge, che è quelli che riguarda la lingua lombarda, sono una scelta politica chiara, netta, che noi non condividiamo, non tanto perché non condividiamo che si debba salvaguardare anche il patrimonio dei dialetti, ma non condividiamo perché il messaggio che passa è che le uniche risorse aggiuntive, nuove, fresche, come le ho definite prima, seppur limitate perché sono 150.000 euro, vengono messe a finanziare un articolo che dal nostro punto di vista è uno degli articoli della legge, non è l'articolo della legge. Noi a questo articolo 24 non siamo contrari, nel senso che si poteva scrivere dialetti e valorizzavamo le identità locali, forse non avremmo dal nostro punto di vista fatto la scelta politica di finanziare con le uniche risorse nuove solo questo articolo, però avremmo comunque valorizzato le identità locali, culturali, locali dei vari territori che si concretizzano in varie forme anche della cultura, quindi spettacoli teatrali, opere letterarie, eccetera, eccetera. Ma il fatto di insistere sulla lingua lombarda sembra semplicemente quasi uno specchietto per l'allodole, e quindi non è che se io dico una cosa in lingua lombarda le risorse per la cultura o per gli interventi in ambito della cultura aumentano, non è che se dico una cosa in lingua lombarda le liste d'attesa degli ospedali diminuiscono, quindi sembra quasi un modo per coprire una pochezza di contenuti che anche in questa legge in alcune parti ritroviamo. Quindi non utilizziamola come specchietto per l'allodole. Se vogliamo valorizzarla, parliamo di dialetti e valorizziamo questo articolo, il 24, come tanti altri di questa legge.